Ciao a tutti da Paolo e bentornati sul canale Cibo Dentro. Oggi una torta fresca e veloce da fare in poco tempo e con pochi ingredienti per sfruttare la frutta che l'estate ci mette a disposizione. È un semifreddo alle pesche che andrà in congelatore, quindi se avete della frutta troppo matura per poter essere mangiata così com'è, pulitela e sfruttatela per questa torta, sarà ancora più buona. Tagliatevi qualche fetta sottile di pesca per la decorazione se volete, ma non è fondamentale. È fondamentale invece tagliare tutte le pesche a pezzetti per facilitare poi il lavoro col frullatore a immersione. Create una purea di pesche liscia ed omogenea e se non vi piacciono i pezzetti di buccia all'interno della torta, basta pelare le pesche prima di frullarle o passarle dopo attraverso un colino. Mescolate poi tutta la ricotta con lo zucchero fino ad ottenere una spuma soffice che sarà la base della torta semifreddo. Aggiungete tutta la purea di pesche e mescolatela bene alla ricotta zuccherata. Per formare la torta io ho utilizzato uno stampo da plum cake e l'ho foderato con un foglio di pellicola alimentare per facilitare poi il distacco della torta quando andrà estratta. Adagiate qualche fettina di pesca sul fondo dello stampo, poi riempite tutto lo stampo con la crema di ricotta, zucchero e pesche. Un abbinamento classico con il gusto della pesca è quello con le mandorle che ci dà così un'ottima scusa per poter creare la base della torta, semplicemente adagiandole sul fondo uno strato di amaretti. Trasferite lo stampo in un congelatore tutta la notte o almeno 4-5 ore, poi toglietela e lasciatela scongelare parzialmente per poterla estrarre con più facilità. Un'oretta fuori dal frigorifero dovrebbe bastare, dipende poi dalla temperatura della vostra cucina. In questi giorni di caldo torrido non dovrebbe essere troppo lungo il tempo di attesa e, sperando che questo dolce vi aiuti a rinfrescarvi, io come tutti i giovedì vi auguro buon divertimento e buon appetito. Vi aspetto giovedì prossimo, sempre dalle 11 del mattino e sempre qui su Cibo Dentro. Ciao!